digitale dei documenti e degli archivi, ovviamente. Parliamo di buone pratiche, ma parliamo appunto il tema, diciamo il macro tema è la conservazione digitale. Ma perché ne parliamo? Perché sappiamo che le pubbliche amministrazioni hanno il compito per legge di conservare documenti, fascicoli, archivi digitali che vengono formati nell'ambito, come sappiamo, dell'azione amministrativa. E quindi questo a testimonianza della propria attività, nonché ai fini di memoria storica. E sappiamo anche che l'obiettivo della conservazione è mantenere nel tempo quelle caratteristiche che assicurano ai documenti il valore di fondo attendibile e di prova giuridicamente rilevante, che sono le caratteristiche, appunto, come sappiamo bene, come l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità, e in questo caso quando ovviamente parliamo sì di documenti, di singoli documenti, ma anche delle aggregazioni documentali, dei fascicoli e di tutte le informazioni cosiddette di contesto. Sappiamo anche che per assicurare tutto ciò bisogna che ci sia un sistema o processo di conservazione che può essere realizzato all'interno della struttura organizzativa di un ente, dell'ente produttore ovviamente, o affidato a soggetti esterni pubblici o privati, purché accreditati da AGID, cioè dall'Agenzia per l'Italia Digitale. E per quanto riguarda la conservazione permanente, le amministrazioni possono rivolgersi ai poli di conservazione. Di conservazione e di poli di conservazione parleremo in questo webinar, come veniva detto anche nel titolo. Questo webinar che ha come focus principale la presentazione del progetto Ricordi. Ricordi sta per riuso della conservazione dei record digitali ed è un progetto che ha il fine di diffondere e trasferire e quindi di permettere di riusare l'esperienza sviluppata dal Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna, detto anche PARER, l'acronimo, in tema di conservazione digitale dei documenti informatici. Questo tramite la costruzione di un polo di conservazione che sia al servizio di più enti, inserito in una rete di poli di conservazione a livello nazionale, secondo quanto indicato dal modello del piano triennale per l'informatica, il piano triennale di AGID 2019-2021, che dà numerosi dettagli e si concentra con questo tema al paragrafo, ve lo indico per approfondire, 6.8. Questa è un'idea progettuale che ha origine dal fatto che tutto ciò che è necessario per una corretta conservazione, cioè requisiti giuridici, sistemi informatici, lo sviluppo dei sistemi informatici, le competenze professionali e altre numerose attività da svolgere, comporta comunque degli oneri particolarmente significativi per amministrazioni piccole o per amministrazioni locali. E nel corso di questo webinar affronteremo anche questo argomento, mentre i nostri relatori, che a breve vi presenterò, cioè il dottor Bezzi, Gabriele Bezzi e la dottoressa Cristiana Pretto, illustreranno proprio nelle loro relazioni sia il contesto iniziale di riferimento di questo progetto, l'idea del progetto e il suo schema generale di questo progetto, appunto detto Ricordi, l'acronimo è Ricordi, che si concluderà nel prossimo mese di novembre. In particolare il dottor Bezzi, che è il responsabile della funzione archivistica del Polo Archivistico dell'Emilia Romagna, al quale a breve darò la parola, ci introdurrà al mondo della conservazione, illustrandone brevemente definizioni, principi e norme, prima di passare a delineare l'esperienza del Polo Archivistico PARER, Polo Archivistico sulla conservazione digitale, e cioè quella che è la buona pratica che grazie al progetto Ricordi ha potuto essere riusata dalla provincia di Trento. In che modo si è affrontata e realizzata questa esperienza di riuso ce lo dirà a seguire la dottoressa Cristiana Pretto della provincia autonoma di Trento, che è l'ente capofila del progetto Ricordi. Grazie
La dottoressa Pretto presenterà il progetto e ci racconterà dei risultati raggiunti utilizzando in una prima fase l'infrastruttura tecnologica resa disponibile dal polo archivistico regionale PAR dell'Emilia-Romagna e ci racconterà del percorso intrapreso e credo quasi concluso per accreditarsi come conservatore digitale presso AGID. Un accreditamento, grazie al quale la provincia avrà la possibilità di svolgere la funzione di conservazione dei documenti digitali, sia quelli propri che degli altri enti pubblici trentini. Prima di iniziare e di dare la parola al dottor Bezzi, vi ricordo che questo webinar si inserisce all'interno di un ciclo previsto dall'accordo di cooperazione, un accordo di cooperazione orizzontale tra Formez PA e IBACN, cioè l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, e che questo ciclo prevede altri due appuntamenti che qui nella slide sono evidenziati, e il 24 ottobre prossimo, dalle 12 alle 13.30, le attività del progetto Ricordi, mentre il 12 novembre, dalle 12 alle 13.30, il progetto Ricordi agli sviluppi del sistema di conservazione. Al termine del webinar ci sarà uno spazio per rispondere alle domande che, come di consueto, potrete scrivere nella chat. Do la parola subito al dottor Bezzi e vi auguro buona giornata per ora. Gabriele, ti prego di attivare la webcam e di il Ecco. Buongiorno, microfono. mi sentite bene? Grazie. Chiedo adesso di avere le mie slide, possibilmente, per cominciare questa presentazione che appunto dovrebbe illustrare rapidamente il tema della conservazione, il suo contesto normativo e l'esperienza di Pari di merito che ha dato origine poi al progetto Ricordi di cui si parlerà successivamente più in dettaglio. Rapidamente, appunto, in questa mezz'oretta vediamo un pochino già elementi introdotti da Alessandra sulla conservazione, la nostra esperienza e possibili sviluppi di un modello di conservazione, appunto, in relazione al tema dei poli di conservazione e all'interoperabilità tra i sistemi. La migliore interoperabilità ovviamente è usare sistemi simili o con logiche molto simili e questa è l'idea principale di Ricordi. Andiamo a vedere allora, partiamo appunto sul tema della conservazione che è per appunto, io sono il responsabile della funzione archivista, quindi archivistica di conservazione e per gli archivisti il tema della conservazione digitale in realtà è un tema che si è posto subito come elemento, come problematica nel cambiamento dei supporti in uso per memorizzare documenti, già appunto vedo dal 1983, come potete vedere, si poneva questo problema della conservazione e causato dal mutamento dei supporti e dalla difficoltà di inserire i dati rispetto a un contesto, quindi mantenere il contesto con i nuovi supporti nel tempo. Questo è il problema, appunto, già evidenziato nell'83. Ovviamente si è andati molto avanti, si sono fatte delle esperienze e degli elementi. Teniamo presente che appunto il problema della conservazione del patrimonio documentale digitale va affrontato sotto due aspetti. Uno, che è un patrimonio appunto culturale da conservare. Due, le specificità degli oggetti digitali da conservare, che sono simili anche ad altri oggetti digitali e sono la specificità, la necessità, pongono necessità di interventi, di azioni diverse rispetto a quelle tradizionalmente di conservazione di altri oggetti culturali. Perché la conservazione appunto deve garantire di conservare non solo i bit, cioè i file in quanto tali, quindi accedere come stati originariamente registrati, anche in caso di degrado dei supporti, di obsolescenza o disastri di sistema, ma anche deve mantenere la capacità di comprendere, di leggere queste informazioni e di comprenderle nel contesto complessivo di produzione. Quindi la necessità di
capire la provenienza, garantire la provenienza e garantire l'autenticità e integrità dei documenti anche nel caso di obsolescenza dei supporti e dei formati originali e quindi con anche processi di migrazione che possano mantenere comunque il contenuto persistente nel tempo e la capacità appunto di leggere e comprendere il contenuto nel tempo. Quindi in realtà la conservazione digitale, questo è uno vecchio schemino, ha bisogno di tre gambe essenziali per reggersi. Da un lato la tecnologia, essendo appunto l'elemento fondamentale per poter utilizzare e recuperare e leggere questi documenti, è un'organizzazione che si preoccupi di conservare questi oggetti, di mantenerli appunto leggibili, persistenti nel tempo con le loro caratteristiche di autenticità, integrità e affidabilità, e per tutto questo ovviamente ci vogliono anche delle risorse economiche. Quindi mettere insieme queste tre gambe è essenziale per poter avviare, mantenere, pensare di affrontare la sfida della conservazione digitale nel tempo e mantenere i nostri documenti che attualmente sono prodotti digitalmente nel tempo con le loro caratteristiche. Rapidamente appunto le norme che sono venute avanti su questo tema, abbiamo da un lato appunto l'aspetto culturale, quindi il codice dei beni culturali del paesaggio, decreto legislativo 42-2004, qua sono indicati alcuni articoli in specifico, e poi la parte invece sui documenti più amministrativi, il testo unico sui procedimenti amministrativi di PR 445 e soprattutto il CAD, soprattutto gli articoli 43 e 44, e poi dal CAD derivano le regole tecniche che adesso sono anche in corso di modifica con le nuove linee guida AGID che dovrebbero uscire a breve. Però ci riferiamo ancora alle vecchie regole tecniche. Il codice dei beni culturali, appunto, ricordo che considera gli archivi e i singoli documenti di ogni pubblica amministrazione un bene culturale dalla fase corrente a quella storica, quindi e pone degli obblighi di conservare correttamente l'archivio nella sua integrità e organicità, quindi non solo i singoli documenti, ma l'integrità e l'organizzazione dell'archivio che deve essere ordinato. Quindi, ed è una conservazione per fini di pubblica fruizione, a cui tutti gli enti pubblici devono partecipare, in particolare anche le regioni. Sono del beni del demanio culturale, sono beni inalienabili, questi vi lascio poi leggere tranquillamente. Ecco, sul tema della conservazione, in particolare nel 445 del 2000, il testo unico sui procedimenti amministrativi, documenti amministrativi, c'è questa norma che dice che almeno una volta all'anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentali relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. Questa norma è stata poi ripresa quasi analogamente nell'articolo 44 del CAD, spostando però l'obiettivo della conservazione, del trasferimento da un archivio di deposito tradizionale dal sistema di gestione documentale al sistema di conservazione. Poi ci sono anche norme sulla conservazione degli archivi in generale, in particolare l'elemento di produzione di un piano di conservazione degli archivi per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di selezione permanente dei documenti e versamenti negli archivi storici. E il tema del piano di conservazione è un tema estremamente rilevante anche in ambito di conservazione digitale. Veniamo al codice amministrazione digitale che ricorda essenzialmente che appunto i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento possono essere archiviati anche con la modalità cartacea, ma sono conservati in modo permanente con modalità digitali. Ad
Abbiamo visto che tutti i documenti della pubblica amministrazione devono essere conservati perché appunto sono beni culturali e quindi devono essere conservati se sono oggetti informatici in modo permanente con modalità digitali. E l'articolo 44 definisce e individua appunto la necessità, oltre che un sistema di gestione documentale, di un sistema di conservazione di documenti informatici che deve assicurare, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità, secondo le modalità indicate nelle linee guida o nelle attuali regole tecniche. Ricorda anche che appunto le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione di documenti informatici all'interno della propria struttura organizzativa o affidandoli in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AGID, articolo 34, quindi esclusivamente conservatori accreditati. Ecco, la distinzione tra sistema di gestione documentale e sistema di conservazione è, possiamo sintetizzarla in questo: sistema di gestione documentale è il luogo in Gabriele, cui. scusami se ti interrompo, ma molti Sì? dicono Gabriele. Sì, ti sento. Gabriele, Sì. scusami se ti interrompo, molti dicono che si sente Ah, a mi spiace. tratti, ogni tanto Non va so. meglio, non so che cosa possa fare. Chiamo un attimo Stefania, per vedere se può Cosa fare fa? qualcosa, se c'è qualcosa da fare, quantomeno tecnicamente non Ah, so. sì, vedo anch'io adesso. Forse ti puoi riconnettere? È il tuo collegamento che Si sì. interrompe? Non so, posso provare? Sì, a tratti o ti blocchi oppure si interrompe. Puoi provare, è il tuo collegamento che è un po' così, Però non so credo. se che Forse cosa. Adesso ditemi voi che cosa posso fare. Io. Puoi, adesso non so se Stefania mi Adesso è conferma, meglio, forse io le chiedo di procedere, di andare vediamo un po'. avanti? Ditemi che cosa devo fare, perché non so a questo punto. Sì, Gabriele, Vado adesso sì, avanti. vado avanti, Ha vado detto di avanti. provare, prova a procedere perché Ok, adesso si ho sente un po' alzato dal più. massimo il Vai, microfono, sì. se cerco di parlare più forte a questo punto, non so. Ok, andiamo avanti, appunto stavo parlando, mi spiace se non avete sentito prima, comunque io più o meno ho letto le slide e quindi magari delle informazioni si recuperano anche leggendo le slide o eventualmente se mi fate delle domande su punti che non avete sentito, magari dopo alla fine del webinar possiamo cercare di recuperarli. Spero che adesso si senta meglio. Insomma, vado avanti. Stavo dicendo appunto che la differenza, perché dato che l'articolo 44 parla adesso di due sistemi, sistemi di gestione documentale e sistema di conservazione, il sistema di gestione documentale di fatto è il luogo in cui si forma l'archivio, si producono i documenti, si organizzano e quindi per l'attività corrente, e il sistema di conservazione dovrebbe essere quel sistema deputato a mantenere nel tempo quei documenti prodotti nel sistema di gestione documentale. Questo è l'elemento essenziale della conservazione, il mantenimento nel tempo delle qualità dei documenti prodotti in sistemi di gestione documentale, a prescindere anche dai cambiamenti dei sistemi e delle organizzazioni, delle strutture che producono i documenti. Questo è il punto centrale, quindi avere un sistema dedicato al mantenimento dei documenti è l'elemento essenziale per la conservazione. Da questa idea appunto di sistema di conservazione, ecco ovviamente c'è una relazione tra la gestione e la conservazione. Come dicevo, gli strumenti di gestione devono essere mantenuti e conosciuti dalla conservazione e sono gli elementi essenziali per organizzare fin da subito logiche conservative. Piano di classificazione e fascicolazione, piano di conservazione che consente anche di definire i tempi di invio in conservazione dei documenti. E ovviamente la definizione e di scelta di formati e
idonee alla conservazione fin dalla produzione dei documenti agevolano la possibilità di conservare nel tempo documenti autentici e integri. E la produzione e la conservazione, il trasferimento in conservazione di informazioni di contesto, appunto i cosiddetti metadati, che garantiscono quindi la comprensione del documento all'interno del suo contesto di produzione. Queste sono azioni che devono essere svolte essenzialmente nel sistema di gestione documentale per poter garantire nel tempo una conservazione migliore nel sistema di conservazione. E quindi sono informazioni che vengono trasferite, ovviamente i documenti vengono trasferiti nel sistema di conservazione con i loro metadati in base e organizzati in base ai piani di classificazione secondo i tempi definiti nei piani di conservazione. Mi sentite? Va tutto bene? Ecco, che cosa si conserva appunto secondo anche le regole tecniche, anche secondo le logiche generali? Documenti informatici relativi ai metadati. Per documenti informatici, per la pubblica amministrazione si parla essenzialmente di documenti amministrativi informatici e aggregazioni documentali informatiche con i relativi metadati, fascicoli e serie, cioè tutti gli elementi di organizzazione che nascono nel sistema di gestione documentale di produzione dell'archivio corrente e che devono essere mantenuti e trasferiti nel sistema di conservazione, perché devono essere restituiti nel tempo dal sistema di conservazione stesso. Le norme danno anche alcune indicazioni sui tempi di versamento in conservazione, in particolare, come dicevo, c'è la norma dell'articolo 44 che riprende quella del 67 del DPR 445 che dice almeno una volta all'anno bisogna provvedere a trasferire al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relativi a procedimenti non conclusi, cioè anche la possibilità di versare documenti che non ha, anche se il fascicolo non è chiuso, perché appunto ci può essere necessità di dover conservare dei documenti per garantirli da rischi di obsolescenza o di anche perdita di valore giuridico per alcuni aspetti, ad esempio parliamo di validità delle firme e così via, date certe, questi elementi, anche in fasi del procedimento che non è concluso perché magari sono procedimenti che possono durare anche molto tempo e quindi il rischio è che nel momento in cui uno trasferisce fascicoli conclusi di procedimenti molto lunghi, i documenti al loro interno abbiano già perso delle caratteristiche necessarie per essere mantenute e conservate. Il trasferimento dei fascicoli di aggregazione documentale, con le attuali regole tecniche, deve contenere riferimenti che identificano i documenti informatici appartenenti ai medesimi. Poi c'è il tema del registro giornaliero, che deve essere versato entro giornata lavorativa successiva, ma questa è una misura più che conservativa di sicurezza del sistema e di garanzia di riferimento del fatto di poter rappresentare in futuro le azioni di registrazione effettivamente svolte in quella giornata. Questi sono documenti fiscali che hanno i loro termini. Qua vi ho dato definizione di quelli che sono appunto i requisiti di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità, che sono tutti elementi essenziali da mantenere per mantenere il documento nel tempo e conservare il documento nel tempo. Perché se io riesco a avere un documento leggibile, ma ho problemi sulla sua autenticità, ovviamente non è affidabile, quindi non posso fidarmi. E se ho anche documenti integri, autentici, ma non riesco a reperirli e leggerli, è come non averli. Quindi tutti questi elementi sono essenziali da essere mantenuti nel tempo, e in certi casi sono elementi anche in contrasto tra loro. La leggibilità può coinvolgere la necessità di cambiare i formati perché diventano obsoleti e quindi mettere in crisi il concetto di integrità iniziale e di autenticità, e quindi devo tracciare delle azioni per mantenere nel tempo la garanzia che il documento e le informazioni contenute siano affidabili come il documento originale. Tutto questo aspetto qua è anche appunto inserito il tema della conservazione e in particolare il tema dei poli della conservazione anche nell'ultimo piano triennale,
che appunto al punto indicato da Alessandra riporta questi elementi. La conservazione digitale, cioè l'attività volta a proteggere e custodire gli archivi, i documenti e dati informatici, si realizza attraverso i ricorsi ai conservatori accreditati da AGID e per quanto riguarda la conservazione permanente, le amministrazioni possono rivolgersi ai poli di conservazione, c'è questa idea di polo di conservazione. Vedo una domanda al volo, anche i documenti amministrativi digitali sono soggetti a scarto, certamente, ma devono essere autorizzati e come nelle procedure ordinarie di scarto, risposto al volo. Questi sono gli elementi che abbiamo già detto, quindi il tema dei poli di conservazione. L'idea dei poli di un polo di conservazione che è all'interno della logica del piano triennale di piattaforme, quindi che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili nella digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, è un'idea che in realtà non è del piano triennale, ma risale ormai a almeno una quindicina di anni fa quasi. Infatti vediamo che in questo testo del 2005 si dice che dalla consapevolezza della difficoltà posta dalla conservazione a lungo termine, cioè term o permanente, degli archivi sedimentati in forma digitale, si è sviluppata l'idea di realizzare centri di conservazione digitale, cioè strutture dedicate alla conservazione della memoria digitale di più soggetti produttori, dotati di personale archivistico e informatico altamente qualificato. Questa idea si diffonde appunto già in Italia sul tema dello scarto, a questo punto andremo avanti dopo approfondendo il tema. Dicendo appunto strutture dedicate alla conservazione di più soggetti, perché si parte dall'idea che la maggior parte delle pubbliche amministrazioni locali non avessero risorse necessarie per soddisfare tutti i requisiti e le competenze necessarie per la conservazione di archivi informatici. Quindi l'idea di un polo di conservazione digitale è concepito come un archivio unico di concentrazione servente più enti produttori, che proponesse di offrire una soluzione condivisa, affidabile e tempestiva al problema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Da quest'idea, appunto, quindi un polo archivistico, un archivio unico che può offrire un servizio di alto livello professionale, sia tecnologico che archivistico, con due fondamentali motivazioni: il contenimento dei costi e un presidio archivistico, tecnologico e organizzativo su attività che implicano professionalità, risorse e strutture adeguatamente formate e gestite. Se vi ricordate, appunto, le tre gambe di quello sgabello che avevo presentato. Quindi l'importanza di avere quel sistema concentrato in un polo che possa garantire questi aspetti. Da questa idea, appunto, di fatto nel 2005-2006 nasce PARER. Polo archivistico dell'Emilia-Romagna che si propone di essere appunto l'archivio digitale della pubblica amministrazione dell'Emilia-Romagna per la conservazione dei documenti informatici e in generale di ogni oggetto digitale. Nasce in base a una norma regionale del 2008, poi modificata nel 2013, in cui appunto si affida all'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici e anche di altri appunto soggetti pubblici, oltre a quelli della Regione Emilia-Romagna stessa, mediante apposite convenzioni. Appunto nel 2013 questa idea della conservazione come ruolo e come elemento rilevante viene inserito nella legge regionale del 2004 sulla società dell'informazione, in cui abbiamo come ruolo e funzione della Regione Emilia-Romagna, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce lo sviluppo integrato della conservazione digitale e svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale affidandosi di fatto appunto a quanto previsto all'Istituto dei Beni Culturali. E definisce che alcuni soggetti, cioè la Regione e gli organismi regionali, sono obbligati a utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione fornite dal polo archivistico, mentre gli enti locali e gli altri possono utilizzarli appunto secondo con una convenzione appunto fatta
possono utilizzare queste cose. Attualmente, in realtà, dopo vi darò dei dati in cui possiamo vedere che la stragrande maggioranza degli enti del territorio della regione Emilia-Romagna utilizza adesso come conservazione il polo archivistico, anche appunto gli istituti di istruzione scolastica e universitaria. Quindi si può dire, sintetizzando, che l'idea appunto di un modello di conservazione della regione Emilia-Romagna è individuare uno specifico soggetto pubblico che svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale per la regione e gli altri enti, e nella logica di sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Infatti, per garantire risparmio ed efficienza, si concentra in un soggetto specializzato una funzione complessa come quella della conservazione degli oggetti digitali. E questo è l'elemento essenziale del modello di buona pratica che si tende poi a diffondere con il progetto Ricordi di cui vedremo. Alcune indicazioni rapide sull'esperienza di Parer: si configura come un archivio appunto secondo il modello AIS, quindi con le logiche di generazione di rapporto con il produttore e gli utenti, con i pacchetti di versamento, archiviazione e distribuzione, di cui adesso non approfondirò molto. Qua ci sono alcuni riferimenti appunto già dal 2009 da cui siamo partiti. La nostra storia infatti nasce nel 2009, in cui viene istituito di fatto il servizio polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna il 1 luglio 2009. Nel 2010 già cominciamo a conservare per la regione Emilia-Romagna. Nel 2011 vengono estesi la conservazione ad altri enti e viene sviluppato completamente un nuovo sistema di conservazione denominato SACER. Nel 2012-2013 si avvia la conservazione per aziende sanitarie, in particolare la conservazione di oggetti digitali particolarmente complessi come le immagini diagnostiche, e nel 2014 siamo riconosciuti come conservatore accreditato da AGID, e dal 2015 ad adesso continuiamo l'attività di sviluppo di conservazione e del sistema di conservazione stesso, che è continuamente aggiornato e mantenuto. Si sente ancora? Mi spiace se ci sono dei problemi. Ecco, come dicevo, appunto, il processo di conservazione si basa su una logica caratterizzata dal versamento o trasferimento da parte dei produttori di oggetti da conservare nel sistema di conservazione. Nella nostra logica, in due fasi, un versamento anticipato, cioè appunto documenti informatici o documenti amministrativi informatici e relativi metadati anche di fascicoli non conclusi o di serie non concluse, e il versamento definito in archivio tradizionale, con aggregazioni documentali informatiche chiuse, fascicoli e serie concluse. Quindi, appunto, come dicevo, appunto, il concetto di versamento anticipato deriva dal Codice dei beni culturali, l'articolo 41, e per garantire la sicurezza dell'oggetto digitale in quanto tale, le sue caratteristiche, prima che possano subire effetti di obsolescenza. Perché appunto l'azione di conservazione, che lo standard OIS parla di lungo termine, ma equivale a mantenerli permanentemente, vuol dire che io devo ragionare nella conservazione per mantenere gli oggetti in un intervallo di tempo sufficientemente ampio da dover considerare l'impatto prodotto sulle informazioni conservate in un deposito dei cambiamenti della tecnologia, incluso l'utilizzo di nuovi supporti, formati di dati e della comunità degli utenti. Se riesco a far superare ai sistemi, alle informazioni e ai contenuti da conservare i cambiamenti tecnologici che si vengono nel tempo, io posso mantenere indefinitamente nel futuro questi oggetti con le loro caratteristiche. Step by step, quindi un'azione dinamica e costante di mantenimento nel tempo che mi garantisce di poter traghettare verso il futuro gli oggetti digitali attualmente prodotti. Ecco, questo vado più rapidamente su questi elementi. Ecco, sottolineo che appunto il polo archivistico dell'Emilia-Romagna ha sviluppato un software specifico che è denominato SACER, Sistema per l'Archivio di Conservazione dell'Emilia-Romagna, sviluppato internamente, quindi con piena proprietà, controllo completo e possibilità quindi di riuso e di sviluppo condiviso. E questo quindi è la base essenziale per
l'elemento che può essere riutilizzato poi anche in base appunto agli sviluppi del progetto Ricordi. Attualmente, da un po' di numeri, appunto, gli enti convenzionati versanti in Emilia-Romagna sono 716, abbiamo già fatto accordi appunto con la provincia autonoma di Trento, la provincia autonoma di Bolzano per conservare i loro documenti anche del territorio, quindi sono altri 350 e 295 enti. Attualmente, cioè no, al 31 agosto abbiamo quindi circa abbiamo 1 miliardo e 200 milioni di documenti conservati per quel numero di gigabyte che leggete. Ovviamente la necessità di conservare è soprattutto per accedere ed esibire e mantenere nel tempo i documenti accessibili ed esibibili con le caratteristiche appunto mantenute. Quindi questo è un elemento essenziale per il futuro. L'altro elemento essenziale è appunto che i sistemi di conservazione devono garantire un elevato livello di interoperabilità sia con i sistemi di gestione documentale sia tra loro, per poter permettere di garantire che anche in passaggi, in cambiamenti di sistemi, si possa mantenere integre e autentiche le informazioni, senza dover avere oneri eccessivi. La condivisione di logiche e di modelli condivisi aiuterebbe moltissimo queste logiche di interoperabilità tra i sistemi. Tra l'altro, appunto, con una visione dei dati degli archivi pubblici come un bene comune condiviso tra le pubbliche amministrazioni e utilizzabili dalla società civile. Ecco, un elemento essenziale che noi abbiamo sviluppato proprio come logica di base per il mantenimento di un sistema di conservazione è il concetto di unità documentaria, che costituisce l'unità elementare di cui è composto l'archivio, la più piccola unità di documenti che è gestita come unità singola all'interno del sistema di conservazione. Questo può essere un livello di condivisione generale che permette di essere interoperabili come sistemi perché si parla la stessa lingua, si capisce che o quali oggetti stiamo trasferendo. Il concetto di unità documentaria è un'evoluzione del concetto del singolo documento, in quanto in molti casi nella produzione di documenti informatici, quello che tradizionalmente avevamo fissato sul medesimo supporto, ma di fatto erano documenti diversi, attualmente sono rappresentati da oggetti digitali diversi. Quindi io posso avere documenti diversi che si collegano però strettamente tra di loro. Pensiamo al documento con la sua segnatura di protocollo. Pensiamo a elementi di ricevuta che tra le altre volte erano poi magari o di pubblicazione che erano messi con timbri sullo stesso documento. Pensiamo alla classica composizione di un documento con i suoi allegati. Tutti questi elementi in realtà debbono stare insieme in un sistema di conservazione e essere individuati come unità minima di gestione dell'archivio e unità di base per poi costruire, salendo diciamo nella scala di costruzione dell'archivio, le aggregazioni documentali. Quindi, per concludere, direi di essere stato nei tempi, la funzione di conservazione non è solo quella di mantenere inalterate nel tempo le sequenze binarie di oggetti trattati, ma soprattutto quella di assicurare nel tempo la possibilità di accesso e fruizione. In prospettiva, dunque, il sistema di conservazione dovrà sempre più offrire idonee funzionalità per soddisfare le richieste di consultazione e di esibizione e dovrà essere mantenuta appunto come memoria digitale pubblica, garantendo il massimo livello di consultabilità nel rispetto ovviamente delle norme sulla tutela dei dati personali e della riservatezza. Quindi la conservazione dovrà giungere a costituire per le pubbliche amministrazioni gli archivi storici del futuro e garantire la piena fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale conservato. Non dico che questo sia l'obiettivo del progetto Ricordi, però questa è una visione che appunto cerchiamo di condividere all'interno di questo progetto che verrà poi presentato successivamente. Grazie, mi scuso se c'erano problemi di audio e poi le domande. Risponderemo poi alla fine nella fase finale del webinar che è possibile per le domande. Grazie. Non si
Ale, devi attivare il microfono. Ok, scusate, non avevo attivato il microfono e ho ringraziato Gabriele che sei stato perfettamente nei tempi. Passiamo ad illustrare adesso questa esperienza appunto di trasferimento e di riuso da parte della provincia di Trento con la dottoressa Pretto, dirigente della Buongiorno. provincia di autonoma di Trento, appunto, che invito a Sì, mi collegarsi. sentite? Buongiorno. Ok. Cristiana, puoi proseguire, poi le domande le... Grazie, buongiorno a tutti. Io proseguo idealmente la storia che vi ha narrato Gabriele Bezzi fino a poco fa, creando un collegamento appunto ideale rispetto a quello che lui ha raccontato in termini di contesto normativo, organizzativo, andando anche molto nei dettagli tecnici di quali sono gli obblighi di conservazione e come si deve adempiere a quegli obblighi, raccontandovi quella che è stata la nostra esperienza. Idealmente questo è l'indice del mio intervento. Dico collegamento ideale perché vi racconterò nella prima parte, quella che è stata la nostra esperienza di collaborazione e di riuso estremamente proficuo con l'Emilia-Romagna e quindi col polo archivistico dell'Emilia-Romagna attraverso un accordo che abbiamo sottoscritto nel 2015 e che è tuttora in vigore, per poi passare al prodotto, comunque anche a uno dei risultati che ha prodotto quell'accordo con l'Emilia Romagna, vale a dire la candidatura e l'approvazione del progetto Ricordi, che poi è il focus di questo webinar. Ricordo anch'io che questo è il primo di una serie di tre webinar. Io vi racconterò quella che è stata appunto l'esperienza che ha portato all'avvio del progetto, che è quasi in conclusione perché la scadenza è il 30 novembre di quest'anno, del 2019, ma i due webinar successivi, l'ha già anticipato Alessandra Cornero a fine ottobre, il 24 e il 12 novembre, entreranno molto di più per chi di voi e dei vostri enti è interessato ad approfondire nei dettagli anche organizzativi e tecnici dei diversi scenari del progetto Ricordi. In particolare andando a fare un focus su alcuni di questi scenari e di come alcuni degli enti che sono partner del progetto stanno sviluppando la loro modalità di conservazione su sistemi propri o su sistemi di terzi, per esempio quello del PARER. Dicevo, da dove siamo partiti? Noi siamo partiti nel 2015, anzi, approvandolo nel 2014, facendo un accordo specifico, un accordo puntuale con il polo archivistico dell'Emilia-Romagna. Perché, e torno un attimo indietro, scusatemi, avevamo un'esigenza particolare come ente. Tenete conto che noi abbiamo dal 2016, la vedete citata nelle slide, una norma che considera l'ente Provincia Autonoma di Trento, ma anche gli altri enti del territorio, quindi primi fra tutti i comuni e le nostre comunità di valle, che sono enti intermedi tra la Provincia Autonoma e le singole amministrazioni comunali, come un unico sistema a rete. Abbiamo quindi una legge che ha istituito il sistema informativo elettronico trentino, in acronimo SINET. Cos'è il SINET? È l'insieme dei dati e delle informazioni a supporto delle attività di tutte le pubbliche amministrazioni del nostro territorio che lavorano in un'ottica di cooperazione e collaborazione, anche, non a caso viene citato qui, per dare attuazione alle norme sull'archiviazione e sulla conservazione digitale. Cosa significa questo? Che anche in questo ambito, cioè nel tema della conservazione digitale come in altri, la provincia autonoma sul territorio si pone in una logica, in una veste di intermediario, sia tecnologico e organizzativo. Questo significa, e lo vedremo poi per come è stato sviluppato l'accordo di collaborazione con il polo archivistico dell'Emilia-Romagna, si pone come intermediario, per esempio facendo gli investimenti di tipo tecnologico, ma anche ponendosi come intermediario dal punto di vista amministrativo e organizzativo. Poi, quando entrerò nel dettaglio di come si è sviluppato l'accordo di collaborazione con il PARER, di come funziona dal 2015 il nostro sistema
di versamento della provincia e di tutti gli enti, probabilmente riuscirò a farmi capire meglio. C'è un'altra norma provinciale che vi ho citato, perché anche questa è essenziale per comprendere quali sono le attività che abbiamo da fine 2014 posto in essere, ed è l'articolo 13 della nostra legge del 2012, che prevede l'istituzione di un polo archivistico digitale territoriale del Trentino, finalizzato a cosa? Promuovere la cultura e ad erogare i servizi per la dematerializzazione dei procedimenti. Quando ci siamo posti il tema come ente, dicevo, singolo, provincia autonoma di Trento, ma anche come ente intermediario sull'intero territorio per gli altri enti del territorio, è evidente che ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire qual era il modo migliore per l'intero ecosistema locale per dare attuazione alle norme di legge. Chiaramente, lo ha spiegato molto bene prima Gabriele Bezzi, dovevamo rivolgersi o essere noi un conservatore accreditato, oppure rivolgersi a un soggetto che era in grado di realizzare e conservare digitalmente i nostri documenti e quelli degli altri enti a norma di legge. Qui ho richiamato la citata evidentemente anche Gabriele, quella che è una delle disposizioni fondamentali a cui dobbiamo dare attuazione, cioè l'obbligo di conservazione in modo permanente, questo è l'articolo 43 del codice dell'amministrazione digitale, ai documenti amministrativi con modalità digitali. Quindi cosa abbiamo fatto? A fine 2014, a seguito anche di contatti e altre forme di collaborazione già attive con l'Emilia-Romagna, abbiamo preso contatto e approvato questo accordo di collaborazione con l'IBACN, l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, che attraverso il PARER, Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna, eroga il servizio di conservazione. L'accordo che abbiamo stretto con l'Emilia-Romagna è evidentemente un accordo di collaborazione ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Su cos'è che era fondato? Su reciproche esigenze e scambi di esperienze che poi sono proficuamente continuati nel corso di questi anni. L'accordo ha una durata quinquennale, noi l'abbiamo sottoscritto formalmente a marzo 2015, quindi estende la sua validità fino a marzo 2020. Tra l'altro è proprio sulla base di questo accordo, poi lo chiarirò ancora meglio, che è stato appunto predisposto e candidato lo stesso progetto Ricordi. Qual era l'obiettivo e l'interesse fondamentale anche di realizzare la condivisione per la provincia? Acquisire metodi, modelli, ma anche le conoscenze tecniche per sviluppare un proprio sistema di conservazione territoriale. Questo perché l'obiettivo ultimo del nostro ente sul territorio è appunto diventare conservatore accreditato e quindi poter conservare non solo i propri documenti, ma anche quello degli altri enti del territorio. Chiaramente c'era non la stessa, ma un altro obiettivo e finalità lato Emilia-Romagna, e cioè condividere anche da altri ambiti extraregionali, vi ha prima raccontato Gabriele Bezzi, che loro arrivavano già con oltre 1.000 soggetti che versavano sui propri sistemi, acquisire esperienze da altre regioni. Mi permetto di dire, era per loro, ma lo è stato anche per noi in questi anni, particolarmente interessante avere a che fare non con un unico ente che si è posto il tema e doveva corrispondere al problema di conservare i propri documenti, ma con una rete come quella nostra che ho cercato prima di descrivervi. Vi anticipo un dato, attualmente gli enti, credo che l'abbia fosse anche in una slide di Gabriele, una delle ultime, gli enti che nel nostro territorio versano sui sistemi di terzi, cioè sui sistemi del PARE, sono oltre 350, dato aggiornato a fine agosto 2019. Dicevo, per il PARER era interessante attingere da esperienze extraregionali, ampliare anche con nuove tipologie documentali da mandare in conservazione, e lavorare, e lo si sta facendo anche all'interno del progetto Ricordi, sul tema dell'interoperabilità tra i sistemi informativi anche a livello nazionale, e condividere con noi, ne ho parlato anche prima, l'idea di realizzare, quindi in termini di fattibilità e progettazione, del polo archivistico locale, il polo archivistico digitale del Trentino. Nell'accordo che abbiamo firmato nel 2015, la Provincia Autonoma di Trento è non solo ente essa stessa produttore di documenti che vengono inviati in conservazione sui sistemi dell'Emilia-Romagna,
ma è anche ente capofila, quindi fa da soggetto coordinatore tra i suoi enti produttori del territorio e fa da interlocutore unico con il PARER, ma è anche coordinatore delle attività degli enti produttori, questi 350 circa enti del nostro territorio che attualmente conservano i propri documenti digitali sui sistemi informativi del PARER. Non sto a entrare nel dettaglio dell'accordo, eventualmente poi lo troverete linkato nella pagina dedicata al progetto. È evidente che li richiamava prima Gabriele Bezzi. Ogni ente produttore, quindi province e tutti gli enti aderenti a questo accordo quadro di collaborazione col PARER, hanno dovuto evidentemente adottare tramite i propri responsabili della conservazione il proprio manuale di conservazione, facendo proprio il manuale di conservazione del Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna e anche un disciplinare tecnico. L'esperienza interessante, ne accennavo prima, è che la provincia ha fatto non solo da intermediario organizzativo e amministrativo, nel senso che ha fatto un unico accordo quadro col Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna, consentendo poi, e in tempi rapidi, nel giro di qualche mese, sono poi entrati tutti gli enti del territorio, i 350 di cui continuo a parlare, di accedere, di aderire all'accordo tramite adesione formale dei rispettivi responsabili della conservazione e, elemento fondamentale, contestuale delega da parte del responsabile della conservazione di ciascuno dei nostri enti del territorio all'IBACN per lo svolgimento del processo di conservazione. Quindi formalmente il responsabile poi della conservazione dei nostri documenti è diventato il PARER. Altra cosa interessante, è evidente che in funzione di intermediario gli interventi tecnologici necessari per, da un punto di vista concreto, inviare in conservazione i nostri documenti al PARER sono stati fatti un'unica volta, anche perché, altra particolarità, tutti gli enti del nostro sistema, e questo ci ha favorito rispetto all'attuazione del processo, utilizzano un unico sistema di protocollo di gestione documentale che si chiama P3. E tutti gli enti del territorio hanno quindi fruito dell'investimento tecnologico fatto una sola volta per la provincia e anche per tutti gli enti. Vi do qualche dato del numero di enti che costituiscono la nostra rete, vi ho detto, sono oltre 350. Conserviamo al momento, questi sono dati non aggiornatissimi, ma comunque vi danno l'idea, a fine dicembre erano 34 milioni e mezzo di documenti che la nostra federazione ha mandato in conservazione. Credo che, non so se abbia un dato più aggiornato Gabriele, ma attualmente, oggi proprio siano abbondantemente oltre i 40, saranno intorno ai 45 milioni di documenti che abbiamo mandato in conservazione al PARER. Che altro abbiamo fatto? E questo mi porta poi a parlare e entrare nel merito specifico del progetto Ricordi. Abbiamo a giugno modificato l'accordo di collaborazione del 2015. In che senso? Nell'ambito del progetto Ricordi, che nel frattempo è intervenuto, vi ricordo, il progetto è stato approvato nel 2018 o è in fase di conclusione a novembre 2019, abbiamo attivato per la provincia autonoma di Trento quello che abbiamo definito uno scenario intermedio, e cioè, essendo l'ultimo obiettivo della provincia andare a conservare su sistemi terzi non solo i propri documenti, ma anche i documenti di tutti gli enti del territorio, quei 350, abbiamo attivato lo scenario intermedio, cioè dal 1 luglio 2019, previa modifica dell'accordo per le parti che era necessario modificare, la provincia dal 1 luglio conserva, sempre sui sistemi del PARER, autonomamente i propri enti. Qual è lo scenario ultimo? È quello che vedete in questa slide e che in qualche modo ho già accennato. Lo scenario, l'obiettivo, diciamo, definitivo per la provincia autonoma di Trento, di realizzazione all'interno del progetto Ricordi è di, e lo stiamo facendo, completare il processo di accreditamento e quindi conservare per tutti
per tutti i propri enti. Questo è il nostro obiettivo finale, attendere il processo di certificazione, perché sono necessarie evidentemente delle certificazioni, e poi di accreditamento presso Agid, è tuttora in corso. Tutto questo l'ho detto per descrivere un contesto che è poi quello che ha portato diciamo, alla fine del 2017 a presentare la candidatura e poi a vedere approvato nel febbraio 2018 il progetto Ricordi. Ricordi sta per riuso della conservazione dei documenti digitali. A vedere approvato il progetto, terzo su una trentina, vado a memoria, di candidature presentate. Qual è l'idea progettuale, l'obiettivo principale del progetto, nel quale, questo è evidente, il Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna, che è il soggetto cedente della buona pratica insieme all'Emilia-Romagna, ha messo a frutto non solo l'esperienza evidentemente fatta con la provincia autonoma di Trento, ma anche l'esperienza e le forme di collaborazione o comunque interazione che aveva già con altri soggetti sul territorio. L'obiettivo è diffondere, trasferire la buona pratica di cui vi ha parlato Gabriele Bezzi, che era stata già sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna, sul tema della conservazione digitale dei documenti informatici, lavorando in termini di costruzione di poli di conservazione che vanno a servire o solo se stessi o più enti, come è nel nostro modello, dentro un insieme di poli di conservazione a livello nazionale. È chiaro che PARER partiva dall'interazione avuta con gli oltre 1.000 enti che già partecipavano alle sue attività di conservazione e che lo scopo è rendere disponibile questo patrimonio di esperienze non solo per i partecipanti al progetto, ognuno dei quali, adesso entrerò più nel dettaglio, ha un proprio scenario, un proprio obiettivo finale a tendere, ma poi chiaramente costruire il kit di riuso da rendere disponibile alla fine del progetto a tutte le pubbliche amministrazioni interessate ad avviare un proprio percorso, un proprio progetto di conservazione a norma. E non a caso la buona pratica è articolata e l'intero progetto è articolato su più scenari che quindi consentono non solo agli enti partecipanti, adesso ve li mostro più nel dettaglio, ma anche poi a chi adotterà il kit di riuso di farne l'uso che è più adatto, più confacente alle proprie esigenze e alle proprie esperienze, anche al proprio contesto territoriale. Questi sono gli enti partecipanti al progetto, vi dicevo, ente cedente sono sia l'Emilia-Romagna che il Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna. L'ente riusante e anche ente capofila del progetto, oltre che beneficiario del finanziamento sul PON Governance, è appunto la provincia autonoma di Trento. Gli altri enti riusanti sono la Regione Puglia, la Regione Valle d'Aosta e il Comune di Padova. Come vedete, ci sono sia enti territoriali come Regione e noi Provincia Autonoma, ma c'è anche un ente che è un riusante che è rappresentato da un singolo comune, nel caso specifico il Comune di Padova. Cos'è che è interessante di questo? In qualche modo ne ho accennato. È che ogni partner di progetto parte da una situazione attuale. È chiaro che la situazione di partenza dovete vederla a più o meno aprile, primavera del 2018, quando il progetto è partito, formalmente iniziato il 2 maggio 2018, e ha poi un obiettivo finale che si è dato nel documento progettuale, con degli obiettivi intermedi. Prima vi accennavo a quello della provincia autonoma di Trento, che ha come obiettivo finale di progetto diventare conservatore accreditato e quindi conservare su sistemi di enti terzi, chiaramente quello del PARER, non solo i propri documenti, ma anche quello di altri enti produttori, per noi di tutto l'ecosistema del territorio. Ma e ha già realizzato un passaggio intermedio, che è quello che prima citavo, cioè dal 1 luglio Provincia Autonoma di Trento conserva sui sistemi del PARER autonomamente i propri documenti. Questo tipo di assetto, che è credo uno degli elementi più interessanti del progetto, si può ribaltare su tutti gli enti, perché per esempio la Regione Puglia ha come obiettivo finale di progetto diventare anch'essa polo di conservazione accreditato, che conserva in questo caso su sistemi propri gli archivi di diversi enti produttori, per
propri di regione e di altri enti sul territorio, che è la situazione di partenza attuale, quella del progetto della regione Emilia-Romagna. Il comune di Padova, dicevo, amministrazione singola comunale, ha come obiettivo di progetto versare su sistemi di terzi il proprio archivio, evidentemente non ha un contesto territoriale analogo a quello delle altre regioni che partecipano al progetto. La regione Valle d'Aosta, anche questo ha una situazione di partenza, anche la Valle d'Aosta, simile a quella da cui siamo partiti noi nel 2015, e ha come obiettivo di progetto fare da capofila a un insieme di enti produttori del proprio territorio che versano i propri archivi su sistemi di terzi. Ecco, questo credo una delle caratteristiche, dei fattori più interessanti del progetto, avere questa modularità e articolazione molto estesa che consente e consentirà agli enti direttamente partecipanti di realizzare obiettivi intermedi e finali all'interno del progetto, scusate, ma anche di rendere a disposizione kit modulari, quindi alla fine il progetto non avrà un unico kit di riuso, ma più kit comunque adattabili e adattati a seconda del contesto necessario per l'ente da poter appunto da poter riutilizzare. Qui vedete richiamati, in qualche modo ne ho già accennato, quelli che sono gli obiettivi principali che ha ciascuno degli enti partecipanti all'interno del progetto. E anche qui vedete diversi scenari di utilizzo della buona pratica, ecco, scenari che si adattano anche alle particolarità che ha ciascun ente. Ripeto, noi stessi abbiamo realizzato già un obiettivo intermedio e a tendere abbiamo appunto in mente di realizzare l'obiettivo finale. La buona pratica ovviamente ad oggetto la conservazione digitale e ad oggetto, e quindi renderà disponibile all'interno del kit tutti gli ambiti necessari. Prima parlava faceva vedere Gabriele quell'immagine dello sgabello, no? Con gli elementi fondamentali per poter realizzare la conservazione. Io non entro nel merito evidentemente di quello delle risorse finanziarie, ma certamente gli elementi normativi e organizzativi sono fondanti per poter realizzare l'obiettivo della conservazione digitale. Quindi quello che la buona pratica governa e che renderà disponibile sarà tutta la parte organizzativa, i processi, le procedure necessarie per avviare la conservazione. I rapporti tra gli enti coinvolti in questo caso saranno fondamentali, gli accordi di servizio. Prima ho detto, noi siamo partiti con una convenzione quadro che via via ha consentito di aderire a tutti i nostri enti, l'approvazione del manuale di conservazione, il disciplinare tecnico anche per regolare non solo l'afflusso e l'invio dei documenti, ma anche il tema del monitoraggio, dei versamenti, eventuali errori di versamento. Noi stessi, come Provincia Autonoma di Trento, quando dal 1 luglio abbiamo avviato la conservazione dei nostri documenti in modo autonomo, abbiamo rieditato, fatto delle modifiche all'accordo del 2015, ma abbiamo anche sottoscritto un ulteriore accordo di servizio col polo archivistico dell'Emilia-Romagna. Chiaramente ci sono anche le componenti tecnologiche del sistema che vanno considerate. Uno degli scenari, per esempio quello che riguarda anche il Comune di Padova, che prevede l'invio dei documenti, richiede anche minimi interventi o comunque ridotti interventi rispetto all'infrastruttura tecnologica necessaria. La parte che riguarda la gestione dal punto di vista più strettamente tecnico, viene da dire archivistico e tecnologico. Chiaramente la coerenza, questa è essenziale, molte citazioni rispetto anche al piano triennale e agli standard li ha già fatti Gabriele Bezzi rispetto appunto alle regole tecniche, agli standard nazionali e internazionali, e chiaramente deve garantire l'interoperabilità con i sistemi produttori e la trasferibilità di documenti da e a altri conservatori. Io avrei concluso, direi, anche se forse ho qualche minuto in più, però lo lascerei quasi a delle domande, ho visto che Ok, qualcosa è già arrivato.
Grazie a tutti tutti per l'attenzione. Cristiana, come preferisci, se vuoi andare avanti, se no procedi innanzitutto ricordando anche a chi si è connesso il ritardo che i materiali e la registrazione del webinar saranno disponibili proprio sulla pagina del webinar su Eventi PA, come molti di voi sanno, e anche insomma, sottolineando non solo che le slide di Gabriele, che ringrazio per aver appunto per essere ancora una volta per essere stato nei tempi, nonostante la ricchezza dei contenuti, sono appunto a disposizione per approfondimenti. E volevo sottolineare appunto l'estrema ricchezza anche di questo progetto, e volevo fare io prima di altri complimenti per quanto realizzato. Perché proprio a partire già dal leggere, come hai sottolineato tu, Cristiana, all'inizio, l'utilizzo di tutti gli enti del Trentino dello stesso software, certamente credo che abbia comunque sia già quella un'ottima pratica, e credo che abbia agevolato di molto anche il lavoro successivo. Assolutamente sì, Comunque. anche per i profili, se posso, tecnologici, cioè noi, senza volerla Certamente. banalizzare, abbiamo creato, partendo tutti da un unico sistema di gestione documentale, di fatto un unico connettore che versa i documenti sui sistemi informativi del Parer, e lì abbiamo finito, il nostro lavoro. Quindi è chiaro Certamente. che avere un sistema a riuso, per quello tu stessa l'hai definita, questa è un'esperienza nell'esperienza, un riuso nel riuso, che poi va a beneficio anche di enti o di territori come il nostro mo molto complessi. Sì, ma insomma mi piaceva anche sottolineare questo punto di partenza, che insomma non è una cosa da poco. Immagina appunto partire da tutti i software diversi, insomma la cosa sarebbe Sì. stata certamente più complessa. Allora, direi che possiamo cominciare, se anche Gabriele si vuole collegare con la webcam, ci proviamo, dalle domande che appunto erano state poste durante il tuo intervento. Gabriele, prima di tutto appunto avevamo rimandato la questione dello scarto, cioè come si concretizza lo scarto, chiede Fulvia Ciresa, e se il documento si sparisce, si volatilizza completamente. Allora, il tema dello scarto digitale è un tema complesso e che non è ancora pienamente risolto, perché appunto mentre lo scarto tradizionale si basa sulla distruzione del supporto e quindi distruggendo il supporto io distruggo l'informazione contenuta nel documento e quindi di fatto macero la carta e ho risolto il problema, in realtà nel digitale, dato che appunto il supporto è un elemento, ma non è l'elemento essenziale dell'informazione, che può anche stare su altri supporti, diventa complicato e il supporto in certi casi non è distruggibile, perché distruggendo un supporto distruggerei non solo l'informazione da cancellare, ma anche le altre contenute sul supporto stesso. Quindi in realtà si può ipotizzare un percorso di eliminazione progressiva che comincerà da una rendere inaccessibile, quindi eliminare logicamente dai sistemi i documenti soggetti a scarto, per poi eliminarli fisicamente in una fase di cambiamento dei supporti complessivi. Però questa è un'ipotesi, è ancora un elemento di dibattito, non si è ancora definito, anche nelle nuove linee guida ci sono delle indicazioni in merito, ma non è ancora emerso del tutto, le logiche di scarto, le operazioni e l'operatività di scarto, anche ad esempio appunto l'attestazione che si potrà dare dell'avvenuto scarto in sistema digitale. C'è da tenere presente che appunto il digitale ha problemi conservativi di mantenimento di qualità dell'informazione nel tempo, ma ovviamente le azioni di selezione sono puramente logiche e non più elementi fisici, cioè molto meno, sono casi particolari, ad esempio le immagini diagnostiche hanno pesi e dimensioni tali per cui anche conservare nei sistemi informatici occupano fisicamente molti spazi e molto peso, quindi scartare ha un senso anche
di migliorare il sistema, ma in molti casi in realtà l'elemento di scarto è più finalizzato a logiche di selezione della documentazione più che a necessità di spazi di memoria. E quindi è un problema che si pone diversamente rispetto, è uno degli aspetti che va affrontato in modo diverso rispetto alla tradizionale ambito cartaceo, per cui appunto tendenzialmente si eliminava anche per fare spazio. In realtà in questo caso lo scarto sarà più ragionato sulla effettiva necessità logica o di rispetto di normative della privacy e di eliminazione, passando da una prima fase, che è un'eliminazione di, appunto, eliminazione logica dell'oggetto dalla ricerca dei sistemi, per poi arrivare, tenendo anche conto che in molti casi, oltre che allo scarto, ecco, questo è un elemento importante, devo aver presente di eliminare comunque l'oggetto da tutti i sistemi in cui è stato memorizzato, e quindi dal sistema di gestione documentale in primis, che ha versato il sistema di conservazione, e dal sistema di conservazione poi. E probabilmente però rimarranno probabilmente in giro, se sono stati scaricati i documenti, per dire, da qualcun altro, può essere possibile che rimanga a memoria di quel documento, vagante in altri sistemi di cui non c'è più il controllo. Questo è un altro aspetto rispetto alla tradizione cartacea, in cui gli originali erano molto più controllati. Però il problema dello scarto in effetti è un problema che meriterebbe un approfondimento e una riflessione specifica, perché non è così semplice in ambito digitale. Spero di aver risposto. Gabriele, Sì? penso proprio di sì, casomai appunto chiedo a Fulvia Cireta di replicare in chat, ma la cosa che è importante che non abbia, almeno io non avevo sottolineato, ma sottolineo anche adesso, è che appunto che hai detto all'inizio una delle cose, un riferimento importante è appunto l'uscita delle linee guida che saranno prossime sulla conservazione, sulla gestione documentale di Agid per l'articolo 71, che forse diranno qualcosa di più specifico anche su questo argomento, non lo so, forse ce lo possiamo Sì, aspettare. dovrebbero approfondire un pochino, anche se appunto in modo non dovrebbero dire delle cose, e quindi deve essere uno spunto di riflessione, di approfondimento per affrontare il tema. Quindi Allora, andiamo avanti magari. perché sì, scusami. No, appunto, quindi potrebbe essere un'occasione eventualmente per futuri approfondimenti sul tema. Allora, andiamo avanti. Mauro Appollonio dice appunto se l'amministrazione deve aderire alla convenzione come può scegliere il polo di conservazione. Io forse mi sono persa qualche... Deve aderire alla convenzione come può scegliere il polo. No, cioè, allora, Praticamente adesso non... dimmi Gabriele. provo a cercare di capire. Io ho detto che nella norma regionale vi sono amministrazioni della regione, e regione in senso allargato, che sono obbligate ad aderire alla conservazione tramite presso il polo archivistico, perché la Regione Emilia-Romagna ovviamente ha fatto un investimento sul polo e quindi richiede che le sue strutture lo utilizzino e non si rivolgano ad altri soggetti, ma riguarda esclusivamente le strutture di Regione Emilia-Romagna in senso allargato, cioè compresa anche le aziende sanitarie del territorio dell'Emilia-Romagna. Le altre invece, gli altri enti e le altre amministrazioni possono utilizzare il nostro polo di conservazione aderendo o sottoscrivendo un accordo, una convenzione, come ad esempio ha fatto appunto in prima battuta la provincia autonoma di Trento, ma e come hanno fatto appunto liberamente, senza nessuna costrizione, se non per il fatto che per l'Emilia Romagna è gratuito e quindi è molto vantaggioso aderire alla convenzione di conservazione, gli enti del territorio, cioè una scelta libera dell'ente di sottoscrivere la convenzione e l'accordo per la conservazione presso il polo archivistico. Quindi ci sono due casi, forse nella velocità della presentazione non è stato chiaro. Quindi da una parte sono i soggetti regionali dell'Emilia-Romagna che debbono conservare per far evitare che Regione Emilia-Romagna spenda due volte soldi per la conservazione, e gli altri che possono invece
convenzionarsi liberamente adottando questo. Spero di avere chiarito la. Sì, nel frattempo è arrivato un'altra domanda in estremis, però siccome è simile l'argomento a quello che abbiamo trattato, mi chiedono appunto chiedono con quale forma contrattuale o accordo un ente pubblico può decidere di affidare a parere la conservazione se solo con un accordo di collaborazione, come ha fatto la provincia autonoma di Trento, come abbiamo fatto anche Sì. noi, oppure con altre modalità. Fondamentalmente con accordi di collaborazione, Sempre questo è la. l'acqua Esatto, 4-1. E ancora un'altra questione tendenzialmente relativa allo scarto che era arrivata sempre all'ultimo momento ed era appunto se, adesso non mi ricordo la domanda, no, adesso la ritrovo, se prima di procedere allo scarto è necessario il nulla osta della sovrintendenza, se mi assolutamente ricordano sì, bene. questo è un passaggio obbligatorio. È necessario anche nel caso di documenti informatici perché ricadono, come abbiamo detto, nella definizione di bene culturale tutelato e quindi è anche bene demaniale, quindi deve essere fatto Anche il tutta la piano di procedura. Sì, conservazione, suppongo. piano di conservazione, quindi sulla base di definizione dei tempi di conservazione, proporre e redigere una proposta di scarto che deve essere, a cui deve essere autorizzata e dato il nulla osta da parte della sovrintendenza nel caso degli enti territoriali o definiti nell'ambito delle commissioni di sorveglianza perché però è obbligatorio, È come dire, obbligatorio. l'autorizzazione da parte del Ministero dei Beni Culturali. Esatto. Allora, la domanda successiva è su quale autorità di giuridica e di controllo sovrintende, diciamo, ai poli di conservazione? Pietro Di Allora, Iorio, AGID, DGA, Ministero della Funzione Pubblica, sono le opzioni che propone Pietro Di Iorio. ovviamente i poli di conservazione in prima battuta attualmente, adesso non, è ancora tutto un elemento da definire in realtà, diciamo, i poli di conservazione attualmente come il nostro sono soggetti all'accreditamento AGID. Ovviamente come appunto conservatori di documenti pubblici, in ogni caso sono soggetti a una vigilanza da parte degli organismi del Ministero dei Beni Culturali, in particolare le sovrintendenze archivistiche, nel nostro caso, non l'ho detto per velocità, ma una delle prime attività che abbiamo svolto prima di iniziare, e anche il modello, lo schema di convenzione è stato definito in accordo nel 2010. Con la sovrintendenza archivistica dell'Emilia-Romagna, con cui abbiamo sottoscritto un accordo specifico di sostegno e di collaborazione per la vigilanza. Noi abbiamo appunto il nostro sistema è accessibile direttamente da parte della sovrintendenza archivistica che effettua attività quindi ispettive sul nostro sistema per verificare la corretta tenuta degli archivi da parte degli enti produttori e la corretta tenuta dell'archivio nel sistema di conservazione. Quindi questi sono elementi necessari. Poi, se nascono poli di conservazione, come previsto da parte, ad esempio, del Ministero dei Beni Culturali direttamente, cioè l'Archivio Centrale dello Stato, che dovrebbe essere, il sistema e il polo di conservazione di tutti i documenti, delle strutture statali, ovviamente dipenderanno direttamente dalle strutture, di cui vengono create internamente, insomma, quindi l'Archivio Centrale dello Stato o altri sistemi simili da parte di altri, eventualmente altri ministeri. Spero che anche questa risposta sia per me più che soddisfacente, spero lo sia anche per chi ha fatto la domanda. E passiamo a Francesco Lombardi, invece dice che appunto dal piano di conservazione appare che i binari degli oggetti digitali sono memorizzati su un'unica tecnologia. E se riesci a leggerla anche tu, Sì, grazie cioè, allora, Christophe. no, cioè, in realtà, a parte il fatto che non è vero che è un'unica tecnologia, perché in realtà abbiamo anche la duplicazione su nastro, quindi in realtà i sistemi sono vari. Quella è la tecnologia di base per il nostro sistema di memorizzazione, ma ovviamente tutti i sistemi devono avere appoggiarsi su qualcosa. Teniamo presente che noi in questi 10 anni
di vita dal 2010 al 2020, questa è la terza tecnologia di memorizzazione che noi abbiamo adottato. Quindi abbiamo già fatto tre migrazioni di sistemi, di supporti. E questo è un elemento essenziale proprio per mantenersi aggiornati, quindi è la logica appunto che si diceva, conservazione dinamica e aggiornamento e mantenimento nel tempo dei sistemi per essere adeguati allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione tecnologica, sia per garantire maggiore capacità di memoria, sistemi aggiornati e anche progressivamente riduzione di costo di storage. Quindi in realtà l'azione obbligatoria sarà sempre nel tempo di spostare e migrare questi oggetti nei sistemi, nelle tecnologie di memorizzazione che via via verranno avanti. E questo è uno degli aspetti appunto più critici e più necessari appunto di una logica di concentrazione, perché se no ognuno dovrebbe poi poter sviluppare questi sistemi con molta maggiore oneri. Per finire, prima di passare a Cristiana, l'ultima domanda per te, Gabriele, è come si definiscono i concetti di annotazione e di annesso rispetto al documento a cui si riferiscono? Allora, queste sono definizioni appunto che abbiamo messo in unità documentaria per distinguere di fatto gli allegati veri e propri, parte integrante, dagli altri documenti di corredo. Annotazione in particolare appunto si possiamo pensare a quelle che venivano fatte le annotazioni di protocollo, cioè la segnatura di protocollo, questo è un esempio classico di annotazione, e annesso è tutto ciò che appunto è collegato in qualche maniera al documento e che tendenzialmente viene prodotto dopo che il documento è prodotto. Ad esempio pensiamo a una ricevuta di PEC, pensiamo a una relata di pubblicazione, cose di questo tipo. È una definizione che, non, che è, come dire, a nostro uso, ma non è una definizione fissata nella pietra. Ecco. Comunque per capirci era per distinguere gli allegati veri e propri dal documento principale da tutto quello che è il contorno. Quindi sono tutti gli oggetti digitali comunque che si relazionano strettamente al documento con modalità di relazione leggermente diverse, gli allegati perché sono definiti allegati al documento, le annotazioni perché ricostruiscono di fatto il processo, alcuni elementi di un processo di registrazione o di inserimento in archivio, tutto quello che è altro invece è definito genericamente annesso, ma è una convenzione, ecco, sia un elemento essenziale Allora, per diversi. passiamo adesso, grazie Gabriele, poi ci sta qualcos'altro, credo che sia arrivato in estremis, però adesso diamo un attimo la parola a Cristiana, che ci chiedono innanzitutto quale modello di polo archivistico, se lo credo che tu lo sappia, adotta la provincia autonoma di Bolzano. Allora, non ho i dettagli, magari chiedo a Gabriele di aiutarmi. Vi dico che Bolzano avrebbe dovuto essere anche lui partner di progetto, sta collaborando, mi risulta che stia versando comunque al polo archivistico dell'Emilia Romagna. Tra l'altro Bolzano avrebbe avuto la particolarità, cosa che nel progetto è entrata invece con riferimento alla Valle d'Aosta, anche di consentirci di far entrare anche il tema del plurilinguismo dentro questo tema della conservazione. Però magari chiedo a Sì. Cioè Gabriele se ti dà lui qualche elemento in più. in realtà attualmente appunto anche Bolzano ha una funzione di ente capofila per gli enti del territorio, per la conservazione, in rapporto ai nostri sistemi ha fatto un accordo quadro. Sviluppi ulteriori al momento non ci sono su Bolzano e quindi mantiene questa attività relativa all'accordo quadro. Poi vedremo quando andremo verso la scadenza dell'accordo quadro che tipo di sviluppi vorrà avere. Per il resto, ecco, non è che ci sia attualmente, siamo a conoscenza di un modello specifico di sviluppo di un polo autonomo della provincia autonoma di Bolzano. Questo è quanto posso dire adesso, poi vedremo. Dunque, Cristiana, per finire, Quindi chiedono come avete formalizzato la nomina a Parer in quanto responsabile della conservazione. Io credo di aver capito che si tratti dell'accordo di collaborazione, anzi di cooperazione esatto. orizzontale nella 241, Esatto. non so se c'è altro che puoi aggiungere.
No, in realtà forse non sono stata chiarissima io e se dico una cosa scorretta chiedo a Gabriele di correggermi. Noi in realtà restiamo responsabili della produzione dei documenti e anche della conservazione dei documenti. Quello che deleghiamo al PARER l'abbiamo fatto noi come Provincia Autonoma di Trento e via via che hanno aderito all'accordo i nostri enti del territorio, i 350 di cui sopra, è stato di delegare al Polo Archivistico dell'Emilia Romagna la gestione del processo di conservazione, perché loro rendono disponibili agli enti produttori dei documenti la loro infrastruttura tecnologica. Noi versiamo i documenti là. Ciò non toglie che restiamo proprietari dei nostri documenti e responsabile, ciascuno ente al suo responsabile, della conservazione suddetta. Esatto, sì, Certo, confermo. questo era Quindi che la chiarissimo delega comunque. è il processo di conservazione che noi sviluppiamo e quindi in cui noi ci occupiamo di passare, diciamo, dal pacchetto di versamento, come era nel disegnino, al pacchetto di archiviazione che viene firmato appunto da me come responsabile della funzione archivistica delegato a questa azione di firma del pacchetto di versamento, ma sono, diciamo, le azioni del processo di conservazione, non la responsabilità della conservazione in quanto tale. Per finire per il momento, perché continuano ad arrivare le domande, scusatemi, ma siamo ancora in tempo, abbiamo ancora qualche minuto, e si chiede come, e questo la chiedo, mi aggiungo anch'io a questa domanda, come si gestisce correttamente il passaggio a PARER partendo da un altro conservatore Allora, e che cosa, come si può fare, quali sono i passi essenziali. Io, cioè, in parte ne abbiamo Allora, già parlato, Gabriele, lo sai, ma cioè, è faticoso in realtà, come sai, cioè, perché il problema è che appunto anche se c'è uno standard definito di interoperabilità, che è lo standard Unisincro che adesso si sta aggiornando, allora da un punto di vista diciamo, giuridico-amministrativo ovviamente si deve sottoscrivere un accordo con il polo archivistico e cessare il rapporto con altri conservatori. Da un punto di vista tecnico dovrebbe esserci la possibilità di trasferire gli oggetti conservati nel sistema di conservazione utilizzando lo standard Unisincro, ma purtroppo attualmente appunto manca in questo standard una condivisione tra i diversi conservatori dei livelli di che cosa si trasferisce e quindi in molti casi diventa complesso riversare in un altro sistema di conservazione gli oggetti conservati in un precedente sistema di conservazione. Si fa. E noi lo facciamo, abbiamo fatto anche per altri enti, insomma, questi passaggi, ma c'è questa complessità, diciamo, tecnica di trasferimento, perché non si è ancora definito modalità più standard e più generali per, c'è un gruppo di lavoro all'interno di Agid che sta sviluppando questi temi proprio in prospettiva dei poli di conservazione, per sviluppare le logiche di, diciamo, di dialogo tra i diversi sistemi di conservazione dei diversi conservatori. Questo è comunque il passaggio, insomma, si può fare comunque perché tutti i conservatori debbono esporre appunto gli oggetti conservati secondo lo standard Unisincro da cui partire per poi riversarli in un nuovo sistema di conservazione. Non è così semplice, può avere delle complessità, bisogna studiare i singoli casi perché vedere come ogni conservatore ha organizzato e prodotto questi volumi di conservazione, ma per il resto si riesce a fare. Questa è la cosa che posso dire. Allora, E in prospettiva, in futuro sarà sempre meglio. Ovviamente, ecco, nel caso di ricordi, il passaggio, ad esempio, che noi abbiamo fatto per chiudere dal sistema di conservazione, cioè da noi come conservatori alla Provincia Autonoma di Trento, è stato semplicemente molto semplice. Perché utilizzando lo stesso sistema abbiamo semplicemente cambiato le credenziali di accesso e di diritti che non sono più in capo a noi, ma in capo direttamente alla Provincia Autonoma di Trento e il passaggio è stato estremamente semplice. d'accordo, allora se appunto Cristiana vuoi aggiungere qualcosa, visto che avevi detto che però insomma i tempi, siamo stati perfettamente nei tempi, però c'è forse ancora qualche minuto se vuoi aggiungere qualche cosa, altrimenti dimmi tu, altrimenti chiudiamo qui. Sono a posto così, ho visto ci sono anche alcune domande più puntuali, direi di rivolgersi per avviare eventualmente una collaborazione direttamente ai referenti del Certo. PARER, se poi c'è necessità di
condivisione dell'esperienza nostra, che non posso che definire ottima e in prosecuzione, potete contattare anche noi, insomma, nessun problema. D'accordo, vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio i partecipanti, i relatori e la collega Stefania Mulas e alla prossima, arrivederci. Ciao. Grazie a voi.